Io ricordo la mia prima conferenza stampa a luglio, dove dissi che il nostro vero obiettivo era quello di raggiungere playoff e migliorare la posizione dell'anno scorso. Ad oggi posso dire che abbiamo raggiunto questo obiettivo e niente, ora comincia un mini torneo dove penso che le altre squadre guardano la classifica perché vedono l'Avellino come la squadra più ostica da affrontare perché i fatti lo dimostrano, lo dimostra il fatto che con le grandi ci saltiamo e quindi ci prepariamo bene per quello. Mi piace sognare e sono dell'idea che per raggiungere degli obiettivi bisogna fare sempre un passo alla volta. Ne abbiamo passate tante, tutta la società, io fortunatamente sono qui da tanti anni e non me l'aspettavo, manca una lettera. E cercheremo con tutte le nostre forze di raggiungere, ma non solo personalmente, perché qui lo meritano tutti. Lo merita la società, ma la società, la città, noi giocatori, però oggi penso che una gioia importante tutti, dal presidente fino all'ultimo magazziniere. Ho fatto i complimenti nello spogliatoio a tutti, magazzinieri e massaggiatori perché stanno dietro le quinte e si fanno veramente in quattro per noi, quindi siamo contenti e da tanto che cercavo questo entusiasmo. Ora affronteremo i playoff con un entusiasmo maggiore, quindi possiamo giocarci. C'è molto amaro in bocca perché una punizione fischiata, ahimè, che non c'era. Poi al 95esimo, poi capita sempre a noi. E poi è arrivata, si sono incrociati questi risultati che ci fanno sperare, però veramente che un pizzico di nervoso ho portato negli spogliatoi, perché non guardo in casa degli altri, però capita sempre a noi, tutte queste situazioni negative nei nostri confronti. Ecco. Noi abbiamo passato un momento molto, molto difficile, questo perché quando spiego che Avellino è una piazza difficile, io dico questo. Risultati negativi, stampa, arbitri, squadra. Poi soprattutto che abbiamo una squadra giovane non è facile. Questo ha dimostrato che questa squadra ha due attributi grandi e grossi così. E questo ci fa ben sperare per il futuro perché questa squadra è molto ambiziosa.